Numeri sempre confortanti, quelli che arrivano dall'analisi dei tamponi nella nostra regione. Tra i capoluoghi di provincia anche Chieti, come Pescara, da alcuni mesi fa registrare un calo drastico dei contagi. Soddisfatto di questo risultato, il primo cittadino, Diego Ferrara, il quale plaude il comportamento dei suoi concittadini e invita a non abbassare la guardia in vista dell'imminente ingresso in zona bianca. Per quanto riguarda Chieti, sono almeno due mesi che viviamo una situazione veramente bellissima. Trovo ogni giorno zero contagi, un contagio, zero contagi. Chieti ha un'incidenza di contagi inferiore a tutte le città e a tutti i paesi della provincia di Chieti. Abbiamo un RT bassissimo di 0,75, inferiore alle altre regioni, quindi siamo in una situazione veramente ottimale, e questo grazie ai vaccini, alla campagna vaccinale che con tante difficoltà, alcune di esse non dirimibili, sta andando avanti benissimo. Io stesso sto vaccinando a domicilio tanti pazienti anziani non deambulabili e trovo una grossa corrispondenza nella cittadinanza. C'è ancora da fare con i ragazzi, i maturandi e gli altri studenti. Completeremo quella che è e che è l'obiettivo del commissario Figliuolo, cioè quello di aprire a tutte le classi sociali e di età la vaccinazione. Io sono certissimo che per quest'estate, per la fine dell'estate, riusciremo ad arrivare all'immunità di gregge e spero che ci potremo mettere alle spalle questo brutto anno.